Oggi parlo del silenzio, una risorsa straordinaria. Siamo così immersi nel rumore della mente da non rendercene nemmeno conto. Il silenzio è la porta verso la libertà. L'essere umano solitamente è vittima di un incessante, continuo dialogo interiore. Un dialogo così persistente che non riusciamo nemmeno volendolo a stare per 5 minuti davvero in silenzio. E quando penso di non pensare, in realtà mi sto accorgendo di pensare. Sembra davvero una trappola e questa cosa dovrebbe inquietarci. In effetti, quando siamo davvero stanchi, capita che non abbiamo nemmeno la forza di articolare una frase di senso compiuto, con soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Eppure, quella voce dentro la nostra testa parla lo stesso. E siccome non c'è nessuno a dirle come parlare, non ne abbiamo la forza, lei parla in una sorta di insalata di parole, parla come uno schizofrenico. Ecco, quello dovrebbe essere il momento più opportuno per smascherarla, per capire che c'è qualcosa che non va. La mia mente, secondo tutte le tradizioni sciamaniche, è qualcosa che non mi appartiene davvero. È una specie di installazione estranea. La mia mente, peraltro, non può stare nel momento presente. Viaggia di continuo, a mo' di pendolo, dal passato al futuro. Il silenzio, il momento presente, la disciplina, sono, per questa installazione estranea, la mente, la voce che ho nella testa, qualcosa di tossico, oltre ogni misura. Ecco perché il silenzio è così importante. Riuscendo a quietare la mente, a farla stare zitta finalmente, riuscendo a entrare in uno stato di quiete, possiamo esplorare nuove, importanti, incredibili dimensioni dell'essere. Ecco quanto è importante riuscire a stare in silenzio. E lo possiamo fare in tutti i momenti durante la giornata. Vediamo adesso insieme 3 semplici esercizi per favorire il silenzio. Ti invito a chiudere gli occhi e semplicemente ad ascoltare la voce. Questa operazione richiede pochi minuti. Il primo esercizio che ti propongo è un esercizio di respiro. Inspira con il naso. Porta l'aria profondamente nell'addome. Espira con la bocca. Mentre inspiri, porta la punta della lingua sulla parte superiore del palato, dove finiscono i denti e cominciano le gengive. Quando espiri, spostala leggermente per permettere il passaggio dell'aria. Questa dunque è la meccanica di questo respiro. L'esercizio, che puoi fare ogni volta che vuoi, consiste in questo. Segui il tuo respiro. Con tutta l'attenzione, con tutta la presenza, percorri insieme al tuo respiro il tragitto che esso compie. Aria che entra, aria che esce, centimetro per centimetro. Compi insieme al tuo respiro il tragitto in tutta la tua presenza. Scopri così che per 5 secondi, proprio la durata di questo respiro, non puoi pensare. Proprio per quei 5 secondi sei libero dal pensiero. E questa forma di libertà, insieme al silenzio, viene accumulata. Il corpo, la macchina biologica, riesce a saturarsi di questo silenzio. Preziosissimo. Vediamo adesso insieme il secondo esercizio. Il secondo esercizio è un esercizio di ascolto. Semplicemente
quando qualcuno parla o tu stesso ti parli, esiste sempre uno spazio vuoto tra una parola e l'altra. Il tuo emisfero sinistro capta il senso e il significato di quello che si sta dicendo. Il tuo emisfero destro può occuparsi di questo spazio vuoto tra una parola e l'altra. Esiste sempre uno spazio vuoto tra una parola e l'altra, indipendentemente dalla velocità con cui si parla. Questo spazio vuoto tra una parola e l'altra evoca in te analogo spazio interiore, uno spazio meraviglioso fatto di quiete, di silenzio, di pace. Puoi applicare questa pratica tutte le volte che vuoi, ogni volta che tu o qualcun altro parla. Vediamo ora insieme il terzo esercizio per favorire il silenzio. Il terzo esercizio è un esercizio di ascolto totale, di percezione totale. Parti da dentro di te. Sei una macchina biologica, un corpo soggetto alla forza di gravità. Senti il tuo peso, senti le tue componenti fisiche, le ossa, le articolazioni, muscoli, tendini. Senti il tuo respiro, senti i tuoi organi vitali, senti se sei comodo oppure meno comodo. Percepisci ogni singola cosa di te. Poi per un istante rivolgi la tua attenzione all'esterno. Rumori dell'ambiente. In questo momento io che sto parlando. Un'auto che passa. Uccellini che cinguettano fuori dalla finestra. Le fronde degli alberi mosse dal vento. Ogni singolo elemento percettivo puoi ora cogliere. L'esercizio consiste nel cogliere tutti questi elementi interni a te ed esterni contemporaneamente. Puoi farlo per 10, 20, 30 o anche di più secondi, tutto il tempo che riesci a sostenere con la tua attenzione questa pratica. Sei talmente impegnato a percepire tutto ciò contemporaneamente, dentro e fuori di te, che non hai alcun modo in quel tempo per pensare. O pensi o percepisci. Se stai pensando, vuol dire che ti sei momentaneamente distratto dalla percezione. Questo è umano, non importa, ritorna alla tua percezione. Quando ti scopri dentro la percezione totale, ecco, in quel momento sei nel silenzio. Il silenzio è libertà. Questi dunque sono tre piccoli, semplici esercizi. Li puoi praticare riascoltando questo video, oppure semplicemente impararli a memoria e ogni volta che ne senti la necessità puoi tornare ad essi, anche per pochi secondi. Proprio perché il silenzio è cumulativo, hai a disposizione una risorsa enorme, preziosissima, straordinaria. È libertà quello che